Oggi, con tanto di piatti sporchi ancora nel mio lavandino, parliamo di quanto ho speso per il mio bagno. Per chi non mi conoscesse, per chi non ci conoscesse, io mi chiamo Francesca, online Wildflower Mood, sono in viaggio da 8 anni, sì, non ho una casa, ma non è vero, non facciamo arrabbiare Juanito, perché da ben un anno e due mesi ho Juanito, cioè per i primi 8 anni viaggiavo zaino in spalla e da un anno e circa due mesi, tre mesi ho il mio van che è diventata anche la mia casa quando sono in Europa. E visto che una delle domande principali oltre al van tour era quella di sì, ma quanto hai speso? Oggi parliamo proprio di questo, quindi oggi vi parlo di tutte le spese inerenti al van, da quanto ho pagato proprio l'autobus, a quanto ho pagato la conversione, quanto ho pagato per metterlo diciamo a posto e quanto ho pagato infine mensilmente, più o meno quanto pago per viverci dentro e se veramente ne vale la pena. Iniziamo da quanto ho pagato Juanito, ma più che altro come l'ho trovato il mio Juanito. L'ho raccontato già in altri video YouTube. Juanito l'ho trovato su Facebook Marketplace. Quando lo stavo cercando, ho cercato un po' ovunque, tipo da Wallapop ai siti online per cercare insomma cose usate, perché Juanito non è nuovo, ha ben 30 anni, è del 1991, quasi 31 anni. E niente, all'inizio ho cercato un po' ovunque e ho cercato in Europa, non cercavo in Italia in verità, io ho cercato proprio Facebook Marketplace, Mercedes, sapevo un po' diciamo lo stile che volevo, alla fine l'ho trovato in Italia. Il problema è che io ero in Spagna, non in Spagna, ero alle Canarie, quindi ero molto lontana dall'Italia, non avevo la possibilità di muovermi subito per insomma andarla a vedere prima che lo prendesse qualcun altro. Diciamo che è stato un po' un segno del destino, perché sabato più o meno ho trovato l'annuncio, domenica grazie a Instagram ho trovato una coppia meravigliosa di Torino che è andata a vederlo per me. E il giorno dopo sono andati a vederlo, ci siamo innamorati, cioè loro sono innamorate prima di me perché l'hanno visto prima di me. Mi hanno detto: Francesca, non ti preoccupare, è il tuo van, è lui. E due ore dopo praticamente avevo già pagato la caparra. Perché dico che era proprio fatto per me? Perché semplicemente era il primo lunedì che avevano riaperto diciamo la possibilità di fare i vari spostamenti anche in Europa, prima non si poteva, e c'erano un sacco, cioè quello che me l'ha venduto mi ha detto che anche tante persone dal nord Europa volevano venire a vederlo, ma non hanno fatto in tempo perché io praticamente ho messo la caparra giù il primo giorno che ci si poteva muovere. Ci credo, non penso sia stata una strategia, perché effettivamente Juanito è un pezzo abbastanza unico, nel senso è in buonissime condizioni per avere 30 anni, mantenuto bene, ha un po' di ruggine, ma ora andiamo a mettere a posto anche la sua ruggine, e in generale costava poco. Quanto ho pagato Juanito? 6.000 euro. Quindi ho messo subito giù l'acconto, due settimane dopo ero a Torino e ho pagato 6.000 euro. Cosa ho fatto però poi con questo autobus? Diciamo appunto era un autobus e io volevo trasformarlo nella mia casa barra studio barra lavoro barra macchina. Per questo c'è la piccola premessa del sì, perché hai speso così tanto per la conversione? Dovete contare che Juanito per me appunto è la mia casa dove dormo, è il mio studio dove lavoro, ma è anche la mia macchina. Quindi nel mio van, come io l'ho disegnato, perché avevo già preso tanti van prima di lui, l'avevo disegnato proprio per diventare un van perfetto per me, per viverci, per lavorarci e per spostarmi. Premessa appunto prima di Juanito, come sono riuscita ad avere il design diciamo perfetto per me, perché come dico sempre ognuno ha le proprie esigenze, cioè ogni van che vedo è diverso, infatti ogni van, soprattutto quelli che sono fatti apposta per la persona insomma che lo sta guidando, che ci sta vivendo, sono diversi perché le esigenze di ognuno sono diverse. Poi capisci anche che ci sono degli errori, ma principalmente insomma Juanito è proprio fatto apposta per me. Come sono riuscita a disegnarlo perfettamente per me, ho preso tipo 5 van negli ultimi 4 anni e ho capito esattamente come volevo gli spazi, quanto volevo lungo il letto, quanto volevo comodo il letto, dove volevo la cucina, se la volevo ferma, non la volevo ferma, insomma i pannelli solari, il fatto che non mi volevo attaccare all'elettricità e non volevo andare in campeggio. C'erano tantissime cose che mi hanno fatto scegliere di strutturarlo come è strutturato oggi. Le mie esigenze principali è
che fosse comodo, quindi il letto che fosse comodo, semplicemente, che avessi energia elettrica non stop, possibilmente naturale, per questo che ho i pannelli solari, e che fosse insomma una buona struttura per appunto poterci vivere tranquillamente, cioè non usarlo come un van da weekend ma o da vacanza due settimane, ma un van in cui io ci potevo vivere per appunto un anno e mezzo come ho fatto ora, poco più di un anno, e viverci bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di questo van la struttura, diciamo, elettrica è una struttura che mi permette di non pagare niente, cioè io non mi devo attaccare come ad esempio alcuni camper, no? Con l'elettricità in un campeggio, ma sono completamente autosufficiente. Ho sopra due pannelli policristallini. I pannelli policristallini sono dei pannelli praticamente che riescono a prendere la luce anche se non è completamente diretta, quindi non solo da mezzogiorno alle 2, ma dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, quindi questo costava un po' di più. Ho due batterie a litio, perché anche con computer, drone e tutti gli accessori che utilizzo per il mio lavoro, perché sono una content creator, avevo bisogno di un sistema elettrico che mi permettesse di connettere tutto senza nessun problema. Per questo ho anche l'inverter. Diciamo, sono una donna e se viaggio anche da sola, quindi avevo voglia di avere un bagno all'interno del mio van, e quello l'ho pagato da solo. L'ho pagato 800 euro, mi sembra, il separate, che è un bagno a secco, lo spiego in tanti video, potete andare a vedere il mio van tour dove spiego anche esattamente cosa c'è all'interno del mio van e come l'ho strutturato. Ho il frigo, che mi è costato da solo 600 euro, e quello perché è un frigo che usa i 12 volt, quindi usa praticamente l'attacco USB, e mi dà la possibilità di non usare tanta elettricità, si accende tipo ogni 15 minuti, spreca veramente pochissimo e quindi non mi risucchia tutta l'energia, quindi è perfetto. Fa un freddo, mamma mia, lo devo mettere sempre ai sensori dall'1 al 6, ai tasti dall'1 al 6 lo devo mettere tra lo 0 e l'1, perché sennò mi fa troppo freddo. Tra l'altro è anche appunto congelatore. Il letto, solo il letto, anche l'ho pagato 600 euro. Il letto è fatto in gomma piuma, l'ho fatto 7 cm con una gomma piuma un po' più dura, 3 cm gomma piuma un po' più morbida, tutto ovviamente fatto su misura per il mio van, anche quello l'ho pagato appunto un po' di soldi. Quindi diciamo, tutte queste cose che sono all'interno del mio van, che vi spiego largamente nel mio van tour, quindi non starò qui a ripetermi più di tanto, tutte queste cose insomma mi permettono di vivere tranquillamente nel mio van, felicemente e in pace con il mondo. Quanto ho pagato tutto questo, quindi tutta la conversione? 17.000 euro. Anche qui c'è un'altra piccola cosa da dire: l'ho fatto fare da due ragazzi a Milano, Zenith Wood Van, Woodwork Van, vi lascio comunque il link qui sotto, e loro sono dei professionisti. Oltre ad essere, diciamo, delle persone che appena cercavo qualcuno per camperizzare il van, cercavo un certo stile, infatti il mio van ha questo stile e io lo adoro per questo, anche perché appunto è bello, mi sono resa conto che loro erano veramente dei professionisti, sono dei falegnami, ci hanno lavorato in due e me l'hanno fatto in sole 3 settimane e mezzo. Quindi dall'altra parte molte persone preferiscono farsi il van da soli, giustamente, però ci vuole tempo, soprattutto se non sei un esperto. Quindi io anche lì, quando ho speso questi soldi, 17.000 euro, ho pensato: ok, se lo faccio da sola probabilmente spenderò parecchi soldi, ma passerò anche, non so, un anno a farlo, perché la maggior parte delle persone che sento che hanno fatto il van da soli più o meno ci hanno messo un anno. Appunto, mi vado a dedicare questo tempo a fare un van quando io preferisco fare altro, cioè viaggiare. Invece, visto che avevo i soldi, ho preferito scegliere la via del lasciare tutto in mano a dei professionisti, sapendo così che tutto sarebbe andato alla grande, e che in 3 settimane e mezzo il mio autobus è passato da autobus a casa, e quindi per me è anche questa una cosa unica, e ho iniziato subito a viaggiare. Prima di andare avanti, quindi, uno pensa: ok, quanto ho speso per tutte queste cose, per comprare il van e camperizzarlo? 23.000 euro. Ok, ne è valsa la pena? Vediamo i dati del primo anno. Io negli ultimi 12 mesi ne ho vissuti 8 in van e gli altri 4 ero in Costa Rica. In verità un po' più di mesi sono che sono in van, vabbè, comunque facciamo conto in un anno, quindi 12 mesi. Ho passato 8 mesi in van e 4 mesi in Costa Rica e Nicaragua. In quei mesi che io ho passato in van, se non avessi avuto il van avrei dovuto pagare una casa,
circa con Airbnb eccetera, pago 35 euro a notte, avrei dovuto pagare una macchina e avrei dovuto pagare magari anche un co-working, un posto dove poter lavorare, dove fare quello che sto facendo appunto ora. Quindi diciamo più o meno fra tutti questi costi io più o meno al mese avrei speso sui 1450 euro o spenderei 1450 euro. Se moltiplichiamo questi 1450 euro per questi 8 mesi che io invece ho vissuto in Bali e che quindi non li ho spesi, arriviamo a 11.600 euro. Già così siamo arrivati praticamente alla metà del van, quindi vuol dire che in 2 anni io mi sono ripagata completamente l'investimento e in più ho un van da 23.000 euro. La cosa interessante però è che per i restanti 5 mesi, mi calcoliamo 13 mesi non 12, li ho passati appunto in Costa Rica e in Nicaragua e ho affittato il van. Il van l'ho affittato circa a 1000 euro al mese, quindi perché l'ho affittato da fermo, non l'ho fatto guidare perché ho pensato se faccio guidare il mio van me lo spaccano sicuro, quindi ho fatto affittare il van da fermo in un campeggio dove c'era la doccia esterna, il bagno esterno, la cucina esterna, quindi le persone usavano Juanito solo per dormire e lo facevo pagare circa appunto 30-35 euro a notte, era come una stanza di Airbnb e ho guadagnato circa 1000 euro al mese, quindi diciamo ho guadagnato 5000 euro e non ne ho spese 11.600 euro, quindi per un totale di 16.600 euro sono i soldi che io ho guadagnato e non speso grazie a Juanito. Quindi questo più o meno per farvi il calcolo su ne vale la pena o non ne vale la pena. Andiamo ora a parlare se conviene o non conviene avere una macchina diciamo vecchia, perché Juanito appunto ha 30 anni, e quanto soprattutto ho speso per rimetterla a posto proprio a livello anche di pezzi in questo ultimo anno. Quest'ultimo anno io ho speso un po' di soldi per rimetterlo a nuovo, ma sono soldi ovviamente che uno spende il primo anno e che spero di non rispendere per i prossimi, non so, 8-10 anni. Che cosa ho fatto a Juanito? Cosa ho sostituito a Juanito? Sicuramente, anzi la prima cosa che ho sostituito è il parabrezza. Il parabrezza di Juanito aveva un po' di crack, aveva un po' di segni del tempo e quindi visto che ero a Milano proprio prima di partire ho detto se poi sono in viaggio dove me lo faccio mandare sto parabrezza, che comunque deve arrivare dalla Germania perché è un pezzo unico bla bla bla, e quindi ho detto vabbè taglio la testa al toro, compro subito il parabrezza. Mi sembra di averlo pagato tra spedizione e parabrezza sui 500 euro. Quindi parabrezza è la prima cosa che ho sostituito. Un'altra cosa che ho sostituito, questo anzi poco tempo fa, 2 settimane fa, tutte le ruote. Quindi ho speso 750 euro per rifarmi tutte le ruote perché comunque sto facendo dei viaggi molto lunghi, voglio fare altrettanti lunghi e quindi volevo essere sicura anche a livello proprio di sicurezza in strada. Inoltre ho visto che frenava un po' lento, ho voluto cambiare la pompa del freno e l'ho pagata 250 euro, quindi non sono spese da calcolare ogni anno. Ho speso più o meno quindi 1500 euro. Ah, no, altre spese in verità ho fatto per il van. Ho cambiato anche la cinghia del van e del motore perché cigolava a un certo punto quando era in Ibiza, l'ho cambiata dal signore 70 euro. E un'altra cosa che ho cambiato il serbatoio del gasolio che era un po' vecchio e anche lì quando era in Ibiza me l'ha fatto cambiare. Tutto questo ho pagato mi sembra 200 euro, però anche questo è una cosa che ho pagato e non dovrò più pagare. Che cosa ho pagato invece che probabilmente ripagherò quest'anno? Un po' di manutenzione. Per 2 volte ho avuto, sia all'inizio, sia un anno fa che poche settimane fa, ho dovuto far controllare i fili del motore perché si sono bagnati con il gasolio e me li hanno dovuti cambiare. Sono dei fili che collegano, diciamo, non so come spiegarvelo, il motore ce ne sono 2, me l'hanno cambiato tutti e 2, sono dei fili, non sono in metallo, sono dei fili che erano impregnati di gasolio, vi faccio vedere comunque un video, e quelli li ho dovuti cambiare e mi sono costati 100 euro, cioè 50 e 50 euro. Mi si era rotto il cambio un'altra volta e quello bello ho dovuto pagare 50 euro, in totale comunque diciamo forfettario ho pagato forse di meccanico sui 250 euro, 300 euro. E probabilmente le ripagherò perché comunque è una macchina vecchia, quindi ci sta che ogni tanto devo andare dal meccanico. E poi un'altra cosa che comunque anche quella ripagherò ogni anno è l'assicurazione. L'assicurazione per il mio van la pago 158 euro all'anno perché il mio van è un old timer
E quindi vuol dire che è un van di antiquariato praticamente, non van vintage, e quindi lo pago di meno. E sono inoltre iscritta a un'associazione di oldtimer, e anche quella devo pagare la tessera che costa 50 euro. Quindi tra tessera che diciamo dimostra che sono un oldtimer e in più l'assicurazione, pago 208 euro. Quindi fra 208 euro diciamo di assicurazione più i 250 di probabile cose che si romperanno, per la manutenzione del van pagherò 500 euro l'anno, cioè ogni anno ce li calcolo. E infine parliamo dell'ultima cosa che magari può essere interessante. Comunque tutte queste informazioni le ho anche messe in una serie su Instagram che si chiama Van Life and Money, una cosa del genere, dove vi faccio vedere insomma tutte queste cose un po' più velocemente, se volete avere sempre queste informazioni con voi ve lo linko qui sotto. E quanto spendo al mese con il mio van? Diciamo che come gasolina, io per esempio ho appena fatto un viaggio dalla Spagna, dal nord della Spagna fino al Portogallo, e sono stati quanto 500-600 km, ho pagato 30 euro di gasolio. Quindi diciamo non spendo tanto, perché ho speso 64 per fare il pieno e non ho usato più o meno la metà, quindi ho speso più o meno 30 euro. Da quella volta, ora sono qui oramai più o meno da 3 settimane, ho rifatto un altro pieno. Quindi più o meno, diciamo, appunto ho fatto anche una lunga distanza, di gasolio al mese spendo, non so, sui 150 euro, 150-200 euro, non lo so. Elettricità non la pago, perché me la dà madre natura, tutta grazie al sole. Non pago l'acqua, perché l'acqua la ricarico, diciamo, l'acqua per il van, quindi per farmi la doccia, per lavare i piatti, la ricarico nelle gasolinere in spagnolo e nelle stazioni di benzina, che hanno anche l'acqua. E invece l'acqua da bere la ricarico solitamente nelle fontanelle, e quindi l'acqua in generale non la pago. Condominio mi costa un sacco, no. Qualcuno mi ha chiesto però, paghi i parcheggi? Non pago i parcheggi, perché io faccio praticamente sempre sosta libera, per questo ho preso il van, per appunto essere più libera possibile, quindi faccio sosta libera, non pago nessun tipo di parcheggio. Per il cibo, quanto spendo più o meno di cibo, comunque avendo una cucina in casa, quindi non essendo proprio vagabonda, cucino molto in casa, e spendo circa, non so, 100 euro al mese. E poi per vivere in generale, non so, spenderò un altri 500 euro al mese, fra la birretta, il coso, la cena fuori, comunque mangio anche fuori, eccetera. Quindi diciamo io al mese penso di spendere sulle 800-900 euro. Potrei spendere di più, cioè a volte spendo di più perché voglio, a volte spendo di meno, boh, non lo so, però circa spendo 800 euro al mese a vivere nel mio van, perché vivo anche comodo, appunto vado spesso anche fuori a mangiare. Potrei diciamo anche spendere di meno, ma potrei anche spendere di più, perché insomma non vivo in van perché spendo poco, vivo in van in generale perché mi piace vivere in van, sono qui davanti al mare, è pazzesco. E niente, spero di aver risposto a tutte le domande, e se avete qualche altra domanda per quanto riguarda la parte finanziaria del van, scrivetemela qui sotto e spero di potervi rispondere. Venitemi a trovare comunque su Instagram, dove ho la possibilità di fare anche molti più video, diciamo un po' più veloci, dove parlo della vita in van. Anche lì trovate le mie guide su Instagram che si chiamano Van Life, dove vi spiego tutte queste cose. Mi rimetto subito a lavorare, ho lanciato da poco la mia accademia per diventare content creator fatta da sole donne, anzi se volete dare un'occhiata ve la lascio qui sotto nel primo link. E niente, ora vado a godermi il tramonto, e per qualsiasi cosa sono qui. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale o guarda un altro video.